In queste settimane in cui abbiamo parlato di nuove generazioni, di ragazzi e ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco in vari campi, abbiamo affrontato effettivamente sia il mondo del lavoro come il mondo della musica come lo sport. Oggi facciamo appunto un viaggio, un piccolo viaggio nel mondo del lavoro, un lavoro molto particolare, quello del cuoco, quello dello chef. In televisione, soprattutto negli ultimi anni, tantissime trasmissioni che hanno portato all'interno delle nostre case il mondo della cucina. Un mondo che affascina, pieno di colori, di sapori, di odori, ma che dietro effettivamente ha una grande preparazione ed è un lavoro non veramente di poco conto. Oggi parliamo di questo mondo con Martin Manino. Buongiorno, Buongiorno. giovanissimo chef della Rocca di Sparone, che è il ristorante storico del territorio canavesano, ristorante di famiglia. Sì. Con te vorremmo un attimino affrontare questo mondo perché è tanto affascinante. Si vedono queste trasmissioni dove, appunto, ah, che bello, è bellissimo. Tutti che vogliamo diventare cuochi, vogliamo diventare chef, vogliamo andare nelle cucine, però alla fine dei conti dietro c'è un lavoro veramente enorme. Tu come ti sei approcciato a questo mondo? Ma diciamo che io ci sono nato perché essendo un ristorante di famiglia i miei erano sempre a lavorare lì i weekend e tutto, quindi io già da piccolo ero già magari buttato in cucina con qualcuno e sono partito, cioè è stato un amore a prima vista perché sono sempre stato appassionato e poi sono partito giocando, aiutando magari il lavapiatti fuori a spostare i piatti. Poi piano piano ho fatto la mia gavetta e sono passato in sala perché giustamente quando sei piccolo non è che puoi stare in cucina durante il servizio, che tu sono tutti di corsa, allora aiutavo, portavo qualche piatto ai tavoli. E poi piano piano con la scuola e con tutto sono entrato in cucina, prima affiancando mio nonno a fare i primi e poi sono diventato quello che sono diventato. Sì, perché tra l'altro io ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, già scrissi di te in altro loco. Tu tra l'altro hai anche partecipato a importanti manifestazioni delle gare nazionali e internazionali di cucina, perché anche nel mondo della cucina c'è anche quella delle competizioni, definiamole così. Ci vuoi raccontare anche un po' di questa esperienza? Sì, diciamo che a me piacciono anche molto le competizioni perché è un altro ambiente rispetto al ristorante, però comunque c'è molta prospettiva di crescita nel concorso perché conosci persone nuove, hai un giudizio da persone che non conosci e che sono lì per quello e giustamente poi ti metti in gioco e ti prepari su altre cose che magari al ristorante non ti potresti preparare. Magari c'è l'ingrediente specifico da usare in quel piatto, quindi tu studi quell'ingrediente fino in fondo e cerchi di esaltarlo. Hai parlato di studio, effettivamente dietro alla preparazione, all'approccio, come dici tu, c'è una gavetta, però cosa arrivare poi nelle grandi cucine o avere una brigata, ormai si parla di brigate, a disposizione e guidare una brigata in un ristorante che possa essere grande o piccolo. Ecco, quanta fatica c'è, quanto impegno, quanto studio c'è dietro, anche solo il singolo piatto. È un lavoro molto stressante, però è un lavoro che ti dà molte soddisfazioni che non tutti i lavori ti danno. Però è logico che d'altro canto devi pensare, da ristoratore devi pensare a tutto, oltre ai piatti, devi pensare al personale, devi pensare a come gestire, come far arrivare la clientela, è molto più complesso rispetto a quello che si vede al ristorante. Naturalmente non possiamo esigerci da raccontare. L'ultimo periodo, gli ultimi anni sono stati veramente molto complicati e sicuramente con il lockdown, ristoranti chiusi, ci si è dovuti un po' reinventare. Ecco, tu che sei giovane, come hai vissuto quel momento e soprattutto come insieme alla tua famiglia a dove lavori siete ripartiti? Come è stata quella ripartenza? Diciamo che è stato un periodo dove noi non siamo mai stati fermi, perché tra fare un lavoretto o un altro, qualcosa abbiamo sempre fatto. Poi il secondo lockdown abbiamo cercato di fare l'asporto, come Natale, le feste così, facciamo ogni settimana e soprattutto Natale abbiamo fatto tanto asporto, però l'asporto è un lavoro che se tu non sei
adibito a fare quello è molto lungo, perché non oltre ti inventi nulla da giorno all'altro. Perché cioè, oltre alla preparazione del servizio c'è anche l'impacchettamento, lo spiegare ai clienti come prepararla, perché magari è buono, però se tu a casa lo scaldi o lo fai male, quel piatto perde tutto il senso che aveva. Certo. Però la riapertura è stata molto bella, l'abbiamo sustata per molte. Bene. Senti, altra cosa non da poco è il fatto che tu da buon canavesano nei tuoi piatti metti tanto territorio. Il territorio quanto è importante presentarlo anche al cliente, quanto il cliente apprezza il territorio e la cucina canavesana, una cucina che è sicuramente legata a classica piemontese, una cucina molto ricca dove ci sono veramente di tutto, dai primi ai secondi, abbiamo una cucina che dà tanta soddisfazione. Però appunto quanto è importante e che cosa fai tu, che sei anche giovane, per cercare di esaltare il territorio? Ma diciamo che chi va a mangiare fuori di solito cerca il territorio, perché se io vado a mangiare in Spagna cerco di mangiare spagnolo, certo. E quindi è molto importante nel nostro mondo. E secondo me al giorno d'oggi bisogna rispettare la tradizione, quindi i piatti tipici, però magari rivisitarli in chiave moderna, già solo con un semplice cambiamento magari di cottura, come il vitello tonnato, che è tradizionale, al posto di farlo bollire in acqua, lo cuociamo, noi ad esempio lo cuociamo sottovuoto, a bassa temperatura, così esalta i sapori e oltre a quello c'è anche meno perdita di peso del prodotto. Quindi diciamo che al giorno d'oggi bisogna sfruttare la tecnologia che abbiamo per rifare quei piatti sempre rispettando la tradizione, certo, ma esaltando i gusti. Quindi anche la tecnologia è importante nel mondo della cucina. Sì, è molto importante. Poi è in continuo sviluppo, qualsiasi cosa tu possa pensare c'è quello che lo fa. Beh, non è cosa da poco, perché effettivamente immaginiamo i piatti classici, quelli che qualcuno anche di noi può cucinare a casa, però come dici giustamente tu, rifatti in maniera moderna, tra virgolette, sicuramente aiuta anche a regalare una freschezza diversa, un sapore completamente diverso, certo. Questo è importante. In ultimo, naturalmente tu sei giovane, hai una carriera davanti, hai già una bella carriera perché comunque l'esperienza l'hai già fatta, ma appunto sei all'inizio. Quello che ti chiedo sono due cose: uno, quali sono le aspirazioni di un giovane chef come sei tu, e soprattutto se i giovani della tua età, più giovani che si è, vogliono approcciare questo mondo, che consiglio daresti per cercare di affrontarlo nella maniera migliore, soprattutto perché, come hai detto tu, è un mondo dove ci sono delle difficoltà, bisogna affrontarle, c'è dello stress, ma come si può vivere bene questo ambiente? Ma il mio consiglio è quello di, prima di iniziare a fare questo lavoro, se si guarda la tele, che è tutto bello, certamente è molto utile a far avvicinare i giovani a questo mondo. Però anche fare una settimana, un servizio in un ristorante, giusto per capire qual è veramente il mondo a cui si va incontro, per aprire la mente, per prepararsi. E le mie ispirazioni sono continuare nel ristorante e cercare magari in un futuro, chi lo sa, di aprire qualcosa di nuovo. Beh, non si sa. Poi alla fine, uno è giusto cercare di alimentare sempre i propri sogni, e poi il mondo è sempre in continua evoluzione, il mondo della cucina, come dicevi anche tu prima, costantemente, nuove realtà, anche il territorio che possa essere anche un pochettino più aperto sotto il punto di vista mentale, quindi chissà, trovare un qualcosa di nuovo, un locale effettivamente alternativo, definiamolo così, a quelli classici, non sarebbe neanche malvagio, oltre a quella naturalmente che è la tradizione che è fondamentale. Martin, io ti ringrazio, sei stato veramente grazie molto gentile, un grande in bocca al lupo, e soprattutto grazie perché sei un esempio, ripeto, giovane come sei, la tua gavetta la stai facendo, l'hai già fatta, anche dimostrare che quando si ha voglia di faticare e di impegnarsi, alla fine i risultati arrivano. Grazie mille. Bravo, complimenti a te, alla prossima. Grazie mille. Ciao.